Quando c'è grande equilibrio sono determinati anche da episodi. Loro sono stati bravi a capitalizzare una situazione. Noi non l'abbiamo fatto male, soprattutto nel primo tempo. Anzi, credo che nel primo tempo abbiamo fatto un po' meglio rispetto all'Avellino. Poi però nel secondo tempo a partita si è giocata poco. L'Avellino è una squadra brava a spegnere i ritmi e la gara, e il risultato è filato via così. È Mister. stata determinata da un episodio, bravo l'Avellino, perché poi alla fine questa è una partita importante. Quindi resta qualche rimpianto. L'Avellino magari di questi rimpianti non ne ha, però dire che è la squadra più forte no, sicuramente merita il primo posto perché se sta davanti ci mancherebbe altro, anzi. Però non ci sono squadre nettamente più forti, ecco, questo è il concetto. C'è grande equilibrio, molte volte le partite vengono determinate da situazioni proprio piccole, apparentemente banali, ma che poi determinano il risultato. Ma io credo che la Nocerino abbia fatto lo stesso tipo di partita dell'andata, siamo cambiati noi, perché la partita dell'andata ci ha insegnato delle cose, che la Nocerino comunque non solo è una squadra che sa giocare a calcio, ma è anche una squadra molto brava sulle seconde palle, cioè ti mette la palla lunga e ti viene subito ad accorciare. Noi all'andata questa fase l'abbiamo sbagliata e la Nocerino ha vinto lì la gara, quindi ho fatto rivedere in settimana la partita di Nocera. Io me la sono rivista altre due o tre volte e quindi abbiamo cercato di prepararla sul nostro terreno. Quindi vedi più della velina su quello, no? Sì, la Nocerino ha fatto la gara che sa fare, naturalmente è stata poco incisiva, ma sono stati bravi i miei giocatori, perché ho trovato veramente 10 leoni, lottare, raddoppiare, cercare comunque di limitare al massimo, perché la Nocerino la devi solo limitare e non pensare di neutralizzarla.